Eccomi qua. Che cos'è il Bardo Todol, ossia il più conosciuto libro tibetano dei morti? Faccio questo video perché me lo hanno richiesto due miei carissimi amici che mi hanno patrocinato in tutti questi anni, mi hanno fatto delle donazioni. E si tratta di Federico Bargiacchi e il PH Giova. Tra gli altri, loro mi hanno fatto delle donazioni. E se faccio questo video trattando di questo argomento è perché loro me lo hanno richiesto. Quindi, tutti quelli che vogliono, che io tratti, di un tema specifico, fatemi una donazione con super grazie, abbonatevi o partecipate alla chat di questa premiere con super chat e stickers richiedendomi un tema ed io vi dedicherò un argomento. Federico Bargiacchi e il PH Giova, che già mi hanno fatto delle donazioni in passato, mi hanno richiesto di parlare del Bardo Todol. E io ho fatto un riassunto, però ecco, questi sono i libri che ho letto, un libro in inglese, The Tibetan Book of the Dead, che adesso riassumerlo dopo tanti anni mi sembra un po'. Poi ho letto anche il libro tibetano de los muertos, un'edizione in spagnolo. Spero di venir bene con questa filmatrice perché mi sto filmando con una compatta Sony, una Cybershot. Poi anche il libro tibetano della Grande Liberazione, che il libro tibetano dei morti è un estratto di un altro libro. E poi yoga tibetano e dottrine segrete, cioè tutte le pratiche dello yoga tibetano. Sono di Evan Wentz, ma anche Giuseppe Tucci ha scritto molte cose interessanti. E adesso passiamo a parlare del libro tibetano dei morti. Io ho scritto degli appunti perché altrimenti non mi ricorderei tutto. Il Bardo Todrol Chenmo, il Bardo Todrol Chenmo, suprema liberazione con l'ascolto nello stato intermedio, reso anche come Bardo Todol, noto nei paesi occidentali anche come libro tibetano dei morti, corrisponde a una sezione di un più ampio testo buddista tibetano dal titolo Zab Chos Zi Chro Dzong Pa Rang Krol, che in pratica tradotto è la profonda dottrina di autoliberazione della mente mediante l'incontro con le divinità pacifiche e airate. Il Bardo Todol è un testo Getma, ovvero un tesoro nascosto. Io con la pronuncia tibetana non vado molto d'accordo. O un testo nascosto può essere interpretato come è da considerarsi un gterma, ovvero un tesoro nascosto o un testo nascosto della scuola Rigma, scoperto nel XIV secolo da Karma Glingpa o Karma Lingpa 1326-1386. Contenuto del libro. Il testo descrive le esperienze che l'anima cosciente vive dopo la morte, o meglio, nell'intervallo di tempo che, secondo la cultura buddista, sta tra la morte e la rinascita. Questo intervallo si chiama in tibetano bardo. Il libro include anche capitoli riguardanti i simboli di morte, i rituali da intraprendere quando la morte si avvicina o quando ormai è avvenuta. Nella tradizione il Bardo Todol viene recitato presso il corpo del morto o del morente in un periodo di tempo dopo la morte in cui si ritiene possa ancora essere ricettivo, per rammentare la dottrina del vuoto ed aiutarne lo spirito ad evitare il ciclo di rinascita.
Nel libro si ripercorrono le tre fasi nelle quali progressivamente ed in seguito al possibile fallimento nella fase che precede, 1. Si cerca di favorire lo scioglimento nello spirito dello spirito nel nirvana, che lo spirito si sciolga nel nirvana. 2. Si aiuta ad identificare lo spirito con le divinità del piano di cofruizione, intermedio tra l'ingresso nel nirvana e la ricaduta nel ciclo di rinascite. Di tale piano sono caratteristici i 5 Buddha spesso raffigurati nel mandala. 3. Si ritiene di evitare la ricaduta nel ciclo di rinascita. Si tenta, quindi si ritiene che così si può evitare la ricaduta, in pratica la reincarnazione in questo mondo. La prima traduzione italiana direttamente dal tibetano è stata pubblicata nel 1949 ad opera di Giuseppe Tucci. Storia. È il testo universalmente più noto della letteratura tibetana Nyingmapa. Io non faccio come altri che mettono un foglietto là appiccicato al muro e fanno finta che sanno tutto. Io lo leggo. La copia originale è conservata presso un monastero buddista nella città di Darjeeling, in India. Evans Wentz ha introdotto il testo in Occidente. Secondo John Meredith Reynolds, l'edizione messa in circolazione da Evans Wentz è ricca di fraintendimenti ed incomprensioni. Il fatto è da attribuire alla cultura teosofica e vedica nella quale si era formato Evans Wentz. Le sue conoscenze di pratica e filosofia buddista erano infatti limitate e il testo, che è poi stato conosciuto in Occidente come il Libro Tibetano dei Morti, altro non è che una raccolta di testi di visualizzazioni di ciò che succederà dopo la morte. Contrariamente alla diffusa convinzione introdotta erroneamente da Evans Wentz, non è pratica comune nel buddismo tibetano leggere ad alta voce il bardo Todol presso il corpo del morto o del morente. Strano, io avevo letto precedentemente che sì, comunque. Ebbene, poi c'è un commento psicologico al bardo Todol, che è un saggio di Carl Gustav Jung, scritto nel 1935, ed è una riflessione sul testo del Libro Tibetano dei Morti basata sull'edizione del 1927 dell'ononima opera curata da Evans Wentz, del quale abbiamo già detto che si era fatto delle confusioni. Allora, che altro dirvi? Ecco, cosa... vediamo un po' altre due cose che posso... Il Libro Tibetano dei Morti è una delle più importanti opere della cultura di tutti i tempi, uno dei testi della spiritualità orientale che ha avuto maggiore influenza anche sul pensiero occidentale. Risale all'VIII secolo d.C. e raccoglie l'insegnamento sulla vita e la morte predicato dalla semileggendaria figura del grande maestro Padmasambhava, sulle esperienze dell'anima cosciente nell'intervallo di tempo che, secondo la cultura buddista, sta fra la morte e la rinascita. Un testo fondamentale per chi voglia andare al cuore della tradizione spirituale orientale, qui riproposto nella sua traduzione italiana direttamente era la Rizzoli che ce lo presenta. Allora, qua vediamo Bardo Todol, il Libro Tibetano dei Morti. Il Bardo Todol fu composto dal grande maestro Padmasambhava nell'VIII o nel IX secolo per i buddisti indiani e tibetani. Fu da questi nascosto per un'era a venire e ritrovato nel XIV secolo dal noto scopritore di tesori, Karma Lingpa. Il libro interpreta
Le esperienze dello stato intermedio in tibetano Bard Do, di solito riferito alla condizione tra la morte e la rinascita, secondo la prospettiva degli iniziati in un particolare mandala esoterico, il mandala delle 100 divinità di Buddha, miti o feroci. Il titolo Il libro tibetano dei morti si deve alla traduzione di Kazi Dawa Samdup e Evans Wenz, W-H-Y Evans Wenz. Bardo Tosgrol, tuttavia, il vero titolo tibetano non significa il libro dei morti. Bardo indica, come si è detto, la condizione intermedia. I tibetani distinguono 6 stati intermedi: l'intervallo tra la morte e la rinascita, tra il sonno e la veglia, tra la veglia e l'assorbimento profondo, e 3 stati intermedi durante il processo di morte e rinascita. Mentre le parole Tsolgrol significano che l'insegnamento offerto da questo libro libera non appena lo si apprenda o intenda, offrendo alla persona che affronta lo stato intermedio una comprensione così chiara e profonda da non richiedere una riflessione prolungata. Il titolo tibetano più comune dell'opera è perciò Il grande libro della liberazione naturale attraverso la comprensione nello stadio intermedio. Un'approfondita descrizione del processo di morte, ricavata dalla vasta letteratura tibetana sullo yoga supremo, e vaste parti mai tradotte prima dell'opera più ampia, il profondo insegnamento della liberazione naturale attraverso la contemplazione delle divinità di Buddha, miti e feroci, di cui il Bardo Todol costituisce una sezione, fanno di questa versione, che vende questa casa editrice, curata da uno dei maggiori tibetologi viventi, l'edizione di riferimento per molti anni a venire di un grande classico di pensiero orientale. Si tratta della casa editrice Neri Pozza. Ecco, potrei andare avanti a farvi tantissime citazioni, ma visto che questi miei amici che mi hanno finanziato in passato, Federico Bargiacchi e il PH Giova, mi hanno detto che mi avrebbero fatto altre donazioni se io avessi affrontato questo argomento, allora ho fatto questo argomento. Poi naturalmente dovrò trattarlo più approfonditamente questo argomento, però se ricevo degli incentivi, perché non ho avuto tempo ultimamente, mi sto prodigando nel fare molti shorts, allora io vi dico a tutte e tutti voi oltre che ai miei amici Federico Bargiacchi e il PH Giova, il PH dovrebbe chiamarsi Giova, poi non so se Giovanardi o di farmi altre donazioni, tanto se volete una continuazione di questo argomento specifico, perché nel passato ho parlato di buddismo, di meditazione, di Osho Rainish, di magia, di esoterismo, di Aleister Crowley, però voglio dire, adesso che ho recuperato per seconda o terza volta la monetizzazione, ho bisogno di una mano per andare avanti. YouTube mi sta per pagare i $100, quindi se voi mi donate qualcosa, per esempio invece di abbonarvi al mio canale e mese per mese dover pagare, regalatemi un super grazie che sta sotto i miei video, e così se avete deciso di darmi un abbonamento di tot denaro, me lo pagate in un'unica soluzione con il super grazie. Cioè un abbonamento di 5 euro al mese sono 60 euro all'anno, però vi vincola l'abbonamento. Se voi mi pagate con il super grazie l'icono a forma di cuoricino sotto i miei video, il vostro commento sarà messo in evidenza come con i super chat,
e voi pagate un'unica volta e non è un abbonamento il super grazie, quindi non vi vincola. Poi mi raccomando, nelle mie premiere, se volete partecipare con una super chat o con degli sticker, sarete i benvenuti. Se volete abbonarvi, abbonatevi, ma se volete pagare tutta la cifra dell'abbonamento, non so, pensavate 200 euro al mese, 2 euro al mese, fate la somma di quanto è il totale all'anno e regalate un super grazie. Il vantaggio del super grazie qual è? Che il vostro commentario sarà messo in evidenza e sarà messo sopra tutti gli altri, e quindi con un super grazie voi potete vedere qualunque dei miei video e dirmi: fa un altro trattando di questo argomento, e allora io farò un altro video trattando dell'argomento sul quale voi avrete dato super grazie. Adesso non so quanto tempo mi ha preso fare questo video, però sto prendendo dimestichezza, perché è la prima volta che è la terza volta che faccio un video con questa camera compatta della Sony, ma la prima volta che lo faccio su un trepode, quindi ho dovuto prendere sono stato perdendo tempo a vedere qual era l'altezza corretta, no, da mettere questo tripode. E allora niente, non perdo più tempo nei dettagli, vi ringrazio di avermi sollecitato questo video, ho fatto il possibile per rispondervi, perché i buddhisti credono nella reincarnazione, ma per loro la reincarnazione non è una benedizione, anzi è dovere ritornare nel mondo delle sofferenze. Se io sapessi che conserverei coscienza nel reincarnarmi, e allora evidentemente sarei contento di vivere in eterno. Invece per i buddhisti era una maledizione, anche per gli indù è una maledizione rinascere, 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 rinascere. Certo, poi ci si scorda la vita passata, forse è un bene, ma per me poter vivere in eterno così sarebbe bello, ricordandomi tutto. Io per esempio rinascerei come Pinco Pallino e lascerei testamento a beneficio di Pinco Pallino, che non è ancora nato. Quando nasce Pinco Pallino dai genitori tali e quali, erediterebbe tutto da me, e ai 18 anni potrebbe disporre delle proprietà e dei beni economici, che poi sarei io, avrei coscienza di essere io sotto un altro aspetto in un'altra vita. Ma vabbè, di questo ne parleremo in un altro video. Adesso ho imparato che non mi devo alzare per spegnere il bottone della filmatrice. Speriamo di non chiuderla, perché sennò perdo tutto della camera Sony. Ciao 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 e buon fine settimana, sempre che questa premiere non esca sabato o domenica.